Tutti quanti, ragazzi. Allora, ieri abbiamo cominciato questa nuova avventura che non sappiamo neanche dove ci porta o se ci porta da qualche parte. E non potendo avere un regista che mi dice quanto sia effettivamente bella o brutta l'inquadratura a fuoco o no, quindi vediamo che cosa succede e se è bella va bene, se no buona la prima, come si dice, no? Allora, oggi andiamo a vedere Ortaccio Rosso, vino da tavola imbottigliato da Cantina Ortaccio, azienda agricola e Mantonuzzi, Latera, Viterbo, Italia. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del lago di Bolsena. Lago di Bolsena, o comunque intorno al lago di Bolsena, questo enorme bacino di bellezza dove da una parte ci sono le monache di Vitor Chiana, dall'altra parte ci sono le coste di Gradoli. Tante tante cose interessanti, occhi pinti. Se c'è un posto del Lazio che sta iniziando a fare veramente tante cose naturali interessanti, quello è il lago di Bolsena. E noi non ci siamo ancora stufati di assaggiare i loro vini perché ci troviamo una grande e bella varietà. Ora, questa varietà va compresa in un indirizzo che poi è lo stesso indirizzo di cui avevamo parlato quando abbiamo recensito questo vino, il Cernobium Ruscum, cioè il vino fatto con uve generiche rosse delle monache di Vitor Chiano di clausura. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quei vini che si vanno in vigna tutto il giorno. Stiamo parlando di vini che nascono, crescono e muoiono nella loro precisissima indicazione contadina. Quindi vini che non hanno una forte compagine alcolica, vini che magari possono sembrare rozzi, sicuramente vini che possono sembrare non così eleganti come la scuola classica della vinicoltura italiana ci ha voluto far credere che siano necessari bene, però invece sono invece quei vini che stappi di mercoledì sera e sei contento di berne senza troppo preoccuparti di che cosa questo comporti, perché nel caso di questo che è il nostro vino è un grechetto, quindi è un vitigno che già hanno grechetto. Vediamo se nell'aria sorge questo nome. Se io dico Gradovili, voi dite grechetto. Nessuno ci risponde. Possiamo. Possiamo anche rispondere, possiamo tutti quanti, siamo un gruppo di persone. Grazie tesoro. Grazie tesoro. E arriva anche il cane. Questo per dire cosa? Questo per dire che ci sono quei vini che vengono fatti in maniera molto semplice o addirittura mescolando vitigni a bacca bianca e a bacca rossa per creare quelli che erano i vini contadini da tavola di una volta. Vini molto semplici che però noi nella ricerca della complessità abbiamo assolutamente perso e che oggi invece in cui il mondo si va a mettere nella direzione di cose più facilmente bevibili e più facilmente concepibili, abbiamo recuperato. Andiamo a stappare la bottiglia con il nostro personalizzato e fido Repop, che ricordiamo c'è gente che fa parte della GoPro Family, fra Family e la GoPro gli dà le GoPro, e io faccio parte della Repop Family e quantomeno tengo il mio Repop personale. Abbiamo fatto un attimo di pubblicità Repop. Allora, andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando qua. Questa cosa è una cosa che nelle scuole di sommelier ti dicono che non si fa, ma siccome non voglio sporcare la tavola con la goccia di vino rosso, metto il sottobicchiere ricavato da una tavoletta di legno e soprattutto mi lecco la goccia. Allora, siamo di fronte a un vino che è chiaramente molto meno elementare di quello che in primissima istanza poteva sembrare, perché 12 gradi e mezzo non è un vino che ha tanta polpa, è un vino che invece ha tanta anima. Quindi nel bicchiere, anche se è stato appena aperto, vediamo subito una serie di odori che si scontrano, ma molto leggeri, molto lievi. Ed è la bellezza di questi vivi, di questi vini, sta proprio nella loro leggerezza e soavità. Non molti zombie usano la parola soavità.
Il surzo è praticamente succo d'uva fermentato. Bellissimo. Non ha nessun elemento di sovrastruttura. Pare aciliegia e acerasa con pochi alcol alla vicina. Ed è questo quanto di più bello possibile. Non perché tutti i vini debbano essere così, ma perché ogni tanto uno c'ha voglia proprio di un vino estremamente semplice. Questo è il vino che stappi e ti bevi a tavola con la tua compagna che guarda la bottiglia e dice: "Che vitigno è?" E nell'aria risuona la voce. E quanto è? E questo è. Io adesso edito questo video. Se vi è piaciuto, se vi va di seguirmi, potete trovarmi su Instagram come ZombieWine, scritto proprio ZombieWine. Su Facebook come ZombieWine c'è un bellissimo blog che si chiama zombiewine.com e adesso c'è anche il canale Instagram. Se vi va, mettetemi un mi piace e se vi iscrivete alla pagina sono molto contento. Vuol dire che non verrò a divorarvi la famiglia stanotte. Ragazzi, buona serata a tutti quanti e come dicono dalle mie parti, a saluto.